Procediamo con la prossima audizione. Abbiamo il piacere di avere con noi il direttore del Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale, dottor Goltara, e anche il responsabile dell'Agenzia per la Protezione Civile della Provincia Autonoma di Bolzano, dottor Pollinger. Io lascio a voi la parola per la vostra relazione, diciamo, introduttiva, il vostro punto di vista sul piano di ripresa e resilienza, circa una decina di minuti se riuscite a testa, e poi lasciamo modo ai colleghi di fare delle domande. Ecco, perfetto, siamo di nuovo in collegamento, abbiamo risolto un problema tecnico perché oggi ricordo che tutte le commissioni qui al Senato sono impegnate in audizioni, quindi qualche problema ci può essere. Dottore, vediamo già allo schermo le slide, quindi può riprendere, prego. Perfetto, allora il mio intervento di oggi è riferito in particolare alla missione 2 e specificamente alle componenti legate alla tutela della risorsa idrica e dei corsi d'acqua. Prima di entrare nel merito delle misure è necessario fare una breve premessa su qual è la situazione, quali sono i problemi a nostro avviso da risolvere per i corsi d'acqua italiani. Innanzitutto lo stato ecologico dei corpi idrici, cioè quello per cui per la direttiva quadro acque c'era un obiettivo buono da raggiungere per tutti i corpi idrici italiani al 2015. La situazione adesso, l'aggiornamento dovrebbe arrivare a breve per la nuova pianificazione che parte a fine di quest'anno, ma oltre o comunque almeno il 60% dei corpi idrici italiani ancora non ha raggiunto questo stato di qualità. Quindi resta moltissimo lavoro da fare e servono misure specifiche da finanziare che in gran parte sono mancate nella pianificazione precedente. Il tema della biodiversità e specificamente lo stato di conservazione di habitat e specie di acqua dolce, che tra tutti gli habitat e le specie, questo livello anche globale, sono quelli maggiormente colpiti dagli impatti antropici. In Italia ad oggi sono a rischio di estinzione quasi metà dei pesci d'acqua dolce, a rischio di estinzione, e circa il 36% degli anfibi. Anche le altre classi non se la passano benissimo, ma come vedete dal confronto, i pesci d'acqua dolce sono quelli più a rischio. Rischiamo di perdere buona parte della biodiversità nei nostri corsi d'acqua nei prossimi anni. All'interno di un trend globale, diciamo, è particolarmente critico per i pesci migratori. Quindi studi recenti, l'applicazione di questo indice del 2020, con uno studio molto ampio a livello internazionale, ha riscontrato un calo dell'abbondanza di pesci migratori del 76% tra il 70 e il 2016. Quindi veramente moltissime specie sull'orlo dell'estinzione. Altro tema, rischio di alluvioni. Come sappiamo, milioni di persone in Italia sono a rischio di alluvioni. L'ultimo report di ISPRA si vede che addirittura più di 2 milioni di persone vivono in aree a pericolosità elevata legato a fenomeni alluvionali, quindi aree dove ci possono essere eventi con una frequenza elevata. Tra i 20 e i 50 anni secondo la pianificazione, ma con il cambiamento delle statistiche legate al cambiamento climatico, questi numeri perdono anche abbastanza di significato e stanno diventando molto più frequenti di quello che le statistiche ci dicono. Questi tre temi sono spesso affrontati in modo separato, come se fossero compartimenti stagni, ma in realtà sappiamo che sono ben collegate tra loro e vanno gestite insieme, come le normative europee ci chiedono ormai da molti anni. E in particolare l'approccio tradizionale, diciamo, al rischio di alluvioni è una delle principali cause di degrado degli ecosistemi acquatici, ma non solo. Molte, diciamo, delle tipologie di intervento tradizionali, quindi ricalibrazioni, scavazione, esportazione di sedimenti in alveo, briglie, argini, difese spondali, quindi canalizzazione dei corsi d'acqua, rimozione di vegetazione, oltre ad aver portato una grande perdita di biodiversità, molto spesso sono state una concausa del rischio idraulico, nel senso che hanno tendenzialmente protetto localmente, ma in molti contesti spostato il rischio a valle, quindi non sempre sono state efficaci anche per lo scopo che si prefiggevano. Uno dei temi molto poco, diciamo, compreso è quello dell'alterazione del trasporto solido, cioè infrastrutture e interventi in alveo hanno di fatto bloccato quello, uno dei principali processi di corsi d'acqua, cioè il trasporto di materiale solido dalle montagne verso il mare. Dal punto di vista dello stato dei corsi d'acqua, questo ha portato nel tempo, nei decenni, a una forte artificializzazione, banalizzazione
quindi forme molto più complesse che si sono perse, corsi d'acqua sempre più stretti, sempre più incisi, sempre più semplici morfologicamente, quindi con perdita di habitat, eccetera, ma non solo, con fortissima perdita dei servizi ecosistemici che corsi d'acqua in buono stato sono in grado di fornire, inclusa la mitigazione del rischio di alluvioni. Quindi erosione costiera per il fatto che i sedimenti sono bloccati a monte, abbassamento delle falde per il fatto che i fiumi si incidono per mancanza di sedimenti. In Italia ci sono casi estremi che esemplificano cosa può succedere quando l'ottica della gestione del rischio è troppo locale e non tiene conto degli effetti di lungo periodo e di ampia scala. Su questo la normativa recente italiana ha preso delle posizioni molto, molto chiare, molto, molto nette. A partire dallo sblocca Italia, già di un po' di anni fa, si dice chiaramente che le risorse destinate alla mitigazione del rischio idrogeologico dovrebbero essere prioritariamente destinate a interventi che mettano insieme questi elementi, quindi interventi integrati, non solo opere per la difesa dalle alluvioni che mirano solo a quello, ma interventi che mettano insieme miglioramento dello stato ecologico, della biodiversità e riduzione del rischio. Questo sarebbe un obbligo ormai da diversi anni in Italia. Una normativa che va di pari passo all'aggiornamento del collegato ambientale sulla gestione dei sedimenti, che dice che bisogna gestirli a livello di bacino, capendo dove ce ne sono troppi, dove ce ne sono troppo pochi, dove si possono spostare o asportare o dove ne servono di più, sia per ridurre il rischio, che si può capire solo a livello di bacino, sia per migliorare la biodiversità. Normativa che è estremamente coerente con la nuova strategia comunitaria sulla biodiversità per il 2030, che in relazione specificamente ai fiumi dice che vanno ripristinati almeno 25.000 chilometri di corsi d'acqua, diciamo, che hanno continuità. Una sfida molto importante anche per l'Italia. Cosa vuol dire questo nella pratica, in estrema sintesi? Che le direttive, le normative, le strategie europee, la valutazione dell'efficacia effettiva della strategia che abbiamo portato avanti fino ad oggi, ci chiede di restituire ovunque sia possibile spazio ai fiumi, dove si può, chiaramente, creare un nuovo patto tra aree urbanizzate e aree non urbanizzate e cercare di lavorare con la natura, adattandosi ai cambiamenti climatici. Quindi questo tipo di approccio alla gestione dei corsi d'acqua è un elemento chiave delle strategie internazionali per l'adattamento ai cambiamenti climatici. Quindi che tipo di interventi ci aspettiamo che vengano finanziati all'interno di questo approccio? Ad esempio, stombamento di corsi d'acqua, un tema estremamente diffuso in Italia, corsi d'acqua tombati che ogni tanto esplodono e ci accorgiamo, ci ricordiamo della loro presenza. Quando necessario, delocalizzazioni, non è più ammissibile spendere risorse per proteggere elementi che sono stati realizzati in posti che assolutamente non sono adeguati. Quindi costa molto meno spesso delocalizzare che non proteggere a tutti i costi. Cercare di recuperare volumi di laminazione diffusi, quindi cercare di tornare indietro da situazioni di corsi d'acqua estremamente canalizzati che sparano a valle picchi di piena sempre più intensi. Quindi recuperando la possibilità di esondare in aree dove appunto questo crea meno danni che benefici. Cosa vuol dire nella pratica questo? Ad esempio, ripristinare la continuità dei corsi d'acqua con le pianure inondabili, rimuovendo o arretrando un po' gli argini. Dove abbiamo tolto troppo spazio e questo non funziona, non solo per migliorare la biodiversità, ma per ridurre il rischio, dobbiamo cercare di allontanarci. Anche perché con il cambiamento climatico, quello che stiamo vedendo è che le dinamiche dei corsi d'acqua sono sempre più attive e quindi cercano di recuperare spazio. E non è efficace in molti casi cercare di contenerli con opere sempre più imponenti e sempre più costose da mantenere. Oppure tutto il tema del ripristino, diciamo, della continuità dei sedimenti, invertire i processi di incisione che creano molto rischio. Interventi che cominciano a farsi anche in Italia, anche interventi complessi come quello di rimozione di argini, no? Ad esempio, l'esempio della Romagna di rimozione di chilometri di argini nei pressi di Forlì. Quindi arretrare queste opere, restituire aree che una volta erano di pertinenza del fiume di nuovo alla possibilità di esondare, migliorando contestualmente la naturalità.
o rimozione, arretramento di difese, quindi recupero di spazio di mobilità del fiume, come nel caso del Sangro, che era stato cementificato e canalizzato negli anni Ottanta e che si è dimostrato, diciamo, come approccio del tutto inefficace anche per ridurre il rischio. Poi moltissimi interventi della provincia autonoma di Bolzano, di cui il dottor Pollinger vi potrà parlare più nel dettaglio dopo, che hanno appunto avuto lo stesso approccio, contesti molto canalizzati nei decenni precedenti, che ora si sta tentando di recuperare in termini di spazio disponibile. Questo è l'esempio molto noto del rio Mareta. Misure di ripristino della connettività longitudinale, quindi dove ci sono opere che sbarrano la continuità sia per la fauna ittica che per il trasporto di sedimenti, o rimuoverle o modificarle o gestirle in maniera più efficace, più trasparente, tra virgolette. Questo è l'esempio del fiume Talvera, un corso d'acqua dove in un contesto urbanizzato, quindi difficile, ma dove comunque si sono riusciti a fare interventi molto importanti di ripristino della continuità, quindi con modellamento di opere, soglie in questo caso, ma anche di opere più importanti, quindi una gestione del rischio di alluvioni che considera meglio le dinamiche dei corsi d'acqua, quindi rimozione ad esempio di vecchie opere che creavano più danni che benefici, ma non solo, anche ricostruzione in qualche caso di opere con un approccio diverso, che blocchino effettivamente quello che serve durante gli eventi estremi, ma che siano in grado di essere trasparenti per il corso d'acqua nelle altre condizioni. Quello che è importante anche sottolineare, appunto, come vedete, riqualificare i corsi d'acqua non significa non fare nulla, al contrario, cioè quando si parla di green jobs, questo settore è un settore particolarmente promettente. Mi ho inserito nelle slide un studio recente che stima che il settore dell'ecological restoration negli Stati Uniti garantisce 126.000 posti di lavoro, quasi 10 miliardi di dollari all'anno, più tutto l'indotto legato ai servizi che corsi d'acqua più naturali sono in grado di fornire. Quindi economicamente è un tema molto importante. Un approccio, diciamo, più che si adatti maggiormente alla dinamica dei corsi d'acqua, che è particolarmente importante nel post-alluvione, che sono le situazioni in cui in Italia tipicamente non si fanno gli interventi. Il post-alluvione dovrebbe sempre essere un'occasione, a nostro avviso, per ragionare sull'assetto attuale e capire dove ha senso restituire più spazi ai fiumi, che tendenzialmente quando se lo prendono era spazio che era già dei corsi d'acqua che abbiamo occupato senza avere sufficiente cognizione delle dinamiche più di lungo periodo. Quindi delocalizzare in molti casi può essere più economico che non ricostruire tutto esattamente come era prima. Un esempio abbastanza lampante di come questo non abbia funzionato e di come spesso non funzioni nel post-alluvione è il post-Vaia, no? La famosa tempesta Vaia. Io vivo a Venezia, l'ho vista abbastanza da vicino. L'evento principale è legato all'abbattimento, no? Allo schianto di foreste, del legname, ma in alcune aree, soprattutto in Veneto, ha portato a grandi cambiamenti dei corsi d'acqua. I corsi d'acqua si sono ripresi tantissimo spazio che gli era stato tolto, quindi anche la popolazione ha avuto la percezione di come fossero stati in molti casi eccessivamente costretti da opere e come sia pericoloso ipotizzare che si riescano a tenere stretti in un alveo assolutamente canalizzato. Sarebbe stata, con tutte le risorse che sono arrivate, 1 miliardo nel bacino del Piave, se non sbaglio, sarebbe stata un'ottima occasione per provare a gestire anche in maniera diversa, con tutte le risorse che sono arrivate, il bacino del Piave. Ma con un'ottica esclusivamente emergenziale, quindi con la cantierabilità come obiettivo unico assoluto, quello che si ottiene è che si fanno sempre opere dello stesso tipo, quindi si rifà tutto come prima, molto di fretta, senza porsi il problema se queste opere effettivamente creino più danni o più benefici. Quindi questa è la situazione di come sono state spese queste risorse. Non solo il bacino del Piave, anche in giro per l'Italia, questi sono esempi sardi, ad esempio, dove nel 2020 ancora si realizzano opere di questo tipo, quindi una trasformazione di corsi d'acqua in autostrade con perdita totale di biodiversità, ma sicuramente uno spostamento del rischio a valle. Se facessimo un'analisi costi-benefici di questo tipo di interventi,
molto difficilmente andrebbero realizzati in questo modo. Ma di queste cose, le linee guida approvate dal Parlamento per la definizione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza parlano molto chiaramente. Cioè, queste cose si dicono. Va previsto un piano nazionale di rinaturazione, manutenzione di fiumi, laghi, eccetera. Vanno integrate le misure tra direttiva quadro acque, direttiva habitat. È molto chiaro. Purtroppo nella versione attuale del piano questo non si vede. Al di là dell'esiguità delle risorse, gli interventi sul dissesto idrogeologico sono messi di fatto tutti insieme, nonostante qualche premessa. Questo a cosa porta? Porta che gli interventi, come si vede dall'altra parte dagli elenchi inviati dalle regioni, saranno nella stragrande maggioranza interventi tradizionali di opere e non andranno in questa direzione se non viene esplicitamente chiesto. Tra l'altro, visto che c'è l'obbligo di avere almeno il 37% di fondi dedicati alla transizione verde, a nostro avviso finanziare interventi tradizionali di canalizzazione, cementificazione di corsi d'acqua non può essere computato all'interno di questo 37%. Quindi quello che a nostro avviso è molto importante è che ci siano misure più specifiche definite all'interno del piano, altrimenti sarà un'occasione persa per andare in questa direzione. È anche una priorizzazione, cosa che c'era nelle versioni precedenti, ma adesso non la vediamo. E poi mancano del tutto misure specifiche per il recupero della biodiversità, che è uno degli elementi chiave del Green Deal europeo, ma che nel piano italiano sembra, diciamo, largamente dimenticato. Questo non è chiarissimo, diciamo, quale sarà il processo di aggiornamento del piano, ma a nostro avviso questi elementi sono assolutamente da considerare. Mi prendo 30 secondi per un altro quadro che a nostro avviso può essere molto preoccupante se va in certe direzioni, sono le misure legate alle energie rinnovabili. Allora, non so chi di voi abbia seguito il dibattito degli ultimi anni legato al decreto incentivi, ma il messaggio, ecco, che vorrei far passare è che sull'idroelettrico, nonostante ci sia stata già molta eccitazione da parte degli operatori di settore, non c'è più spazio nei corsi d'acqua. Gli impianti si fanno solo se ci sono gli incentivi. Negli ultimi anni si stanno concedendo di fatto, si realizzando solo impianti molto molto piccoli, localizzati in alta quota, in corsi d'acqua, in pochissimi corsi d'acqua, diciamo, più naturali ancora rimasti, e il contributo che portano in termini energetici è assolutamente trascurabile, come abbiamo visto nel periodo che è stato il maggiore picco legato agli incentivi. Quindi credo che sia un elemento di attenzione molto forte da parte del Parlamento per evitare, ecco, che ci si ritrovi ulteriormente in una situazione di incentivazione di fatto di interventi che non portano nessun contributo in termini di riduzione delle emissioni di CO2, ma che portano a tantissimi conflitti locali e a ulteriore difficoltà a soddisfare gli obiettivi di qualità dei corsi d'acqua. Grazie, ho concluso e chiaramente qualsiasi domanda Grazie, resta a dottor disposizione. Voltara. Sei iscritta sicuramente a parlare perché è un tema che sta particolarmente a cuore. La senatrice Lamura, prego. Grazie al dottor Goltara, direttore del Centro Italiano per la Riqualificazione e Fluviale, e il dottor Pollinger, due facce di una stessa medaglia, quindi da una parte la pianificazione integrata e quindi sostenibile, e in una parola probabilmente ridare spazio ai fiumi e quindi eliminare quelle barriere di cemento che ostacolano e quindi riducono la connettività. Dall'altro l'emergenza, la gestione emergenziale. L'Italia è una terra giovane dal punto di vista geologico e di conseguenza siamo sempre al limite tra l'emergenza, la gestione dell'emergenza e la pianificazione a medio-lungo termine. Ovviamente nel PNRR si fa riferimento al dissesto idrogeologico e alla gestione sostenibile della componente idrogeologica, e si fa riferimento anche alle soluzioni basate sulla natura. Però non abbiamo la possibilità di capire quali sono effettivamente i progetti specifici, e quindi chiederei ad entrambi, quindi al dottor Goltara e al dottor Pollinger, di fornire possibilmente delle osservazioni specifiche
che possano essere inserite nel piano, laddove questo piano oggi non lo conosciamo perché sarà stato anche modificato. E quindi intanto noi cominciamo a dare questi elementi più specifici, queste osservazioni che possono aiutare il governo anche a comprendere, chiaramente il governo avrà tutte le professionalità e le competenze, ma che possano quindi mettere al centro queste soluzioni, soprattutto la biodiversità, quindi la sostenibilità. È molto interessante anche la questione del Covid, quindi la gente oggi cerca la natura. E quindi questo forse è un po' la chiave di lettura sulla quale noi dovremmo tutti in maniera molto semplice ragionare per dare risposte. Io attenderei, tra l'altro abbiamo tempi brevissimi per poter fare predisporre delle osservazioni, quindi se magari entro oggi, domani mattina al massimo, possiamo avere delle osservazioni più specifiche. Grazie. Grazie senatrice Lamura. Anche la senatrice Nugnes si è iscritta a parlare. Prego. Sì, pronto, mi sentite? Sì. Sì, certo. Mi scusi. Devo dire che la senatrice Lamura in pratica ha anticipato la mia domanda, no? Perché io mi chiedevo, condividendo completamente le osservazioni fatte, soprattutto nella prima parte, la seconda l'ho sentita meno per una questione di disturbo di linea, ma sulla progettazione, sulla necessità di liberare corsi di fiume, di decementificare, proprio per andare incontro ad una naturalezza, un'esigenza dei corsi d'acqua che appunto sappiamo saranno sempre più pieni e quindi ovviare anche a una serie di esigenze strettamente legate anche all'azione dell'uomo, alla vita dell'uomo, quindi alla condivisione. Ma mi chiedevo, a livello globale, a livello generale, come poter orientare i progetti in questa direzione? Queste chiaramente sono scelte di progetti esecutivi che dipenderanno poi dall'applicabilità di queste soluzioni, ma appunto mi farebbe molto piacere poter inserire già nelle note un indirizzo, una linea di indirizzo, e se è possibile avere, come diceva la collega, un suggerimento molto pragmatico su questo, sarei molto grata ai professori. Grazie. Grazie senatrice Lanugnes. C'è la senatrice Lamura che deve integrare forse le sue domande. Sì, riguardo alle regioni, perché noi sappiamo appunto che nel PNRR è stato chiesto alle regioni la possibilità di finanziare progetti cantierabili e comunque non penso che questi si basino su approcci ecosistemici e quindi sostenibili. Se possiamo avere anche lì delle indicazioni, perché sarebbe opportuno avere una cabina di regia piuttosto a livello nazionale piuttosto che far fare alle regioni. Grazie. Grazie senatrice Lamura. Se i nostri ospiti vogliono rispondere. Un commento su questo. Allora, la tendenza generale è proprio quella di dare sempre più autonomia alle regioni con una tendenza anche a bypassare la pianificazione di bacino che in Italia c'è e è anche spesso fatta bene, quindi non so quanto questo possa essere ridiretto dal piano, è una questione molto più complessa. Il problema è perché come oggi è espressa, diciamo, la componente, le regioni più virtuose sappiamo che hanno inserito misure di questo tipo integrate all'interno degli elenchi. Le regioni meno virtuose, o comunque su questo approccio ancora sono molto più indietro, non sono obbligate a farlo. Quindi da un lato, anche lasciando, diciamo, la regia alle regioni, va specificato meglio che una determinata quantità, almeno di fondi, deve essere destinata a quello, non lasciare libertà di scelta, perché altrimenti alcune faranno quello che hanno sempre fatto e quindi non sarà un'occasione di cambiare strategia. Quello che è stato approvato come linee guida parlamentari è già molto chiaro nel definire anche a livello letterale cosa va fatto. Ci sono elementi di analisi, come dite, chi non ha già un progetto cantierabile in tasca, come fa a svilupparlo? Allora, ci sono delle questioni annose, anche qui, che esulano
dallo specifico piano, ma che non sono mai state risolte. Quindi, ad esempio, il fatto di non finanziare studi o analisi a scala di bacino che possono consentire a regioni che non le hanno di avere un parco progetti di questo tipo. Quindi anche la scelta di finanziare solo interventi cantierabili è un circolo vizioso. Cioè, se ogni volta che ci sono fondi che si gestiscono in emergenza, chiedendo solo di realizzare cose già cantierabili, ma mai c'è uno stimolo anche economico alle regioni per sviluppare alternative, confrontare alternative a scala più ampia, siamo sempre lì. Solo qualcuno virtuoso che vuole farlo lo farà e gli altri avranno la libertà di non farlo. Quindi è lì, secondo me, che è necessario anche incidere. L'esempio della normativa sui programmi di gestione dei sedimenti è abbastanza evidente in questo. C'è un obbligo dal 2015. In teoria non si possono gestire sedimenti al di fuori di programmi a scala almeno di sottobacino. Non è che costi miliardi fare queste analisi, no, e non ci vogliono neanche 20 anni. Si possono fare in tempi ragionevolmente brevi. Ci sono dei filoni di finanziamento specifici per realizzare questi programmi che consentirebbero a tutte le regioni di gestire i sedimenti su cui ci sono titoli di giornale ogni volta che c'è un'alluvione in maniera più. Diciamo, almeno conoscendo il sistema su cui vanno a intervenire, che io sappia, no. Quindi ci sono alcune autorità di distretto che ci hanno lavorato da molto tempo, anche prima che ci fosse l'obbligo normativo, come l'autorità di distretto del Po. Altre regioni e distretti che non hanno fatto assolutamente nulla da questo punto di vista. Se ci fosse almeno un filone di finanziamento specifico, questi soldi sono per quello. Devi fare i programmi di gestione di sedimenti entro 2 anni. È uno studio, diciamo, a breve periodo, sarebbe efficace. Tutti avrebbero lo strumento e non potrebbero più fare interventi di nessuna utilità dal punto di vista del rischio e devastanti dal punto di vista ambientale. Almeno c'è un riscontro, no? Quindi forse il problema è anche quello, cioè bisogna finanziare non solo interventi cantierabili, ma non necessariamente questo vuol dire impiegarci 20 anni a decidere cosa fare. Grazie, dottor Goltara. Non so se il dottor Pollinger voleva aggiungere qualcosa, però in merito a quello che ha detto lei, dottor Goltara, è vero però la pandemia che ci ha portato oggi anche a discutere di questo, di questi fondi così consistenti, e una delle cose che ha fatto emergere con ancora più evidenza sono le carenze proprio dal punto di vista delle riforme. E nel non essere riusciti fino ad oggi ad affrontare alcune criticità che abbiamo di gestione di alcune tematiche che ci portiamo avanti da troppo tempo. È normale che i fondi per essere utilizzati devono avere anche una data di scadenza, devono essere monitorati, Certo. quindi questo è più che giusto, ma sarebbe altrettanto importante, come lei ha detto, affrontare una volta per tutte alcuni problemi che abbiamo sempre nel corso di questi ultimi decenni rinviato e a cui non abbiamo portato la soluzione, altrimenti nessun fondo potrà porre rimedio a questo. Insomma, potremo avere anche altri fondi, ma ci ritroveremo sempre e comunque a combattere con le stesse problematiche. Quindi assolutamente d'accordo con lei, io vi ringrazio. Ovviamente vorrete inviare ulteriore documentazione e proposte, così come sono state richieste anche dai colleghi che sono intervenuti, ve ne sarei grata. Per adesso vi ringrazio e vi auguro un buon pomeriggio. Buongiorno, Grazie, grazie. grazie a voi e dichiaro chiusa la seduta. Grazie.